Federica Pellegrini, com'era prevedibile vista la natura così sommaria delle immagini, è intervenuta di nuovo per smentire il presunto flirt con il suo preparatore atletico, nonché cugino dell'ex Filippo Magnini, Matteo Giunta. Ancora avanti con questa storia e ormai tagliate le persone dalle foto pur di fare lo scoop e non mi abituerò mai. E vabbè. Contenti voi. Non c'è pace per Federica Pellegrini che, dopo la presunta fine della relazione con il fidanzato Filippo Magnini, è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con Matteo Giunta, cugino dello stesso Magnini e suo preparatore atletico. La nota campionessa di nuoto è stata fotografata a cena in un bellissimo ristorante sulle colline toscane e in men che non si dica il gossip, è finito sulle pagine di Diva e Donna. Sono anni che si vocifera di una relazione segreta tra Federica e Matteo, ma in più di un'occasione entrambi hanno smentito a gamba tesa che ci fosse qualcosa di più di un rapporto di tenera amicizia e complicità fuori dalle vasche. Era l'8 maggio 2013 quando Federica Pellegrini volle chiarire per la prima volta la natura del suo rapporto con Matteo Giunta, scegliendo un messaggio accompagnato da una foto su Twitter. Matteo è un grandissimo professionista che mi sta aiutando a superare questo momento. Non inventiamo cavolate. Aveva dichiarato. Il giorno dopo anche il noto preparatore atletico aveva voluto dire la sua, affidando un lungo sfogo alle pagine della Gazzetta dello Sport. Io la causa della crisi tra Fede e Filo? Non scherziamo. Se avessi una storia con lei sarebbe osceno e scandaloso, mi dà fastidio il solo fatto che qualcuno possa pensarlo. Insomma, sembra proprio che dal lontano 2013 a oggi l'attenzione dei media su di loro non si sia placata e che il mondo del gossip si aspetti questo colpo di scena in famiglia. I due passano molte ore insieme e sono stati fotografati in più di una circostanza, essendo legati da un rapporto anche lavorativo, ma da qui a dire che possa esserci qualcosa di più sarebbe un azzardo, soprattutto alla luce delle rispettive dichiarazioni del passato. Se mai dovesse accadere, sarà di certo una missione pubblica più esplicita rispetto a qualche foto di un tenero scambio di affetto. All'atto pratico, infatti, un bacio vero tra i due non è mai stato paparazzato. Almeno fino a oggi. Risalgono ad aprile scorso le foto di Federica Pellegrini e Filippo Magnini ancora uniti in un abbraccio e, stando a quelle sui rispettivi social network, sono ancora più recenti quelle che li ritraggono in occasioni di condivisione comune, come uscite tra amici e momenti rubati in piscina. Chi se ne frega?